Ti serve il potere per sconfiggere Vas. Io non posso darti quella forza, ma c'è qualcuno che può. Si chiama Sitra. Sei pronto? Vai da lei. Chi è? Sitra è il capo della tribù. Potrà essere la tua guida. Lei svelerà la tua vera forza. Il suo tempio è nella giungla. Ci vediamo ai cancelli. Ok. Mi sono cacciato. Allora, alcuna matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Prima di fare tutto quello che dobbiamo fare, ci dobbiamo assolutamente preparare un po' di kit medici. Crea e non mi fa più che a niente. E va bene così. Va benissimo. Allora, dobbiamo raggiungere la foresta, dobbiamo raggiungere quella tizia che ci tirerà fuori il nostro potere, non si sa da dove. Vediamo dov'è. Credo che sia questa. Citra. Credo che sia questa, ragazzi. È immensa questa mappa, veramente immensa. Tanto dobbiamo andare a piedi. Dobbiamo attrezzarci in altre maniere. Quindi io inizierei subito con andare da questa parte che tagliamo. E male non fa. C'abbiamo pure questo. Io a sto punto lo prendo. Vai! Quanto mi piace, stiamo pure belli alti! Cavabonga! Tieni per muto X. Vabbè, meglio che non lo premo, eh. Facciamoci i cacchi nostri. È bellissimo! Io vorrei andare qui, ma sto tipo a due piotte. Oh, quanto corro! Quanto corro! Ah! Madonna. Ok. Se vi state chiedendo perché ho sparato, era per la sincronizzazione dell'audio. E chi mi segue su Facebook, tra l'altro vi consiglio di mettere un mi piace sulla mia pagina di Facebook, così sapete sempre quello che succede. Che? Oddio. Oddio. Madonna! È una strage! Oh, guarda, raga! Oddio, è una guerriglia! Sparano tutti i pizzi! Guarda! Guardate! Li hanno trucidati! Oddio, guardate il leone! Guardate il leone! Oh tigre! Guardate! Beati a voi che lo state a vedere zoomato, raga! Oddio! Che spettacolo! Tipo assurdo! Mio Dio, non vedo l'ora di rivedermelo. Allora, nel frattempo, meno male mi sono fatto i gran cazzi miei, tra l'altro, e non sono sceso. Quindi ho scampato una morte veramente orribile. Zaino e portafoglio pieno, raga. Ma io devo andare a comprare un po' di roba, ma assolutamente. Ma io non posso star così, raga. Cioè, trovo i big money in giro e non li posso prendere. Preparazione, dai. Altra droga. Ok, ce l'abbiamo. La tigre. Ok. Ne è rimasto praticamente più niente. Vediamo un po'. Comunque sto gioco, raga, è mega galattico. È tipo bellissimo. Quello che cos'è, un accampamento? Che cos'è? Ma tanto non ci posso fare nulla. Vediamo un po' un attimo la mappa. Allora, la mappa... No, vabbè, intanto puntiamo a sta torre d'adio. Puntiamo a questa. Prendiamo la macchina. Con la ballerina. Un po' di musichetta, un po' così. Prendiamo la strada più veloce. Vaffanculo. Via. Aio.
Ah sì? Ma vaffanculo, ma a voi e a tutti quelli che vi danno retta. Vabbè, appietato, su. Allora, innanzitutto silenzio. Dove stanno i cadaveri? Ma che me frega dello zenzero? Dove stanno i cadaveri? Gioca pure con me, stronzo. Vabbè, zitti ragazzi. Zitti un attimo. Vieni fuori ovunque tu sia. Buonanotte, stronzo. Intanto abbiamo se questa, che mo ricominciamo a ragionare un attimo, eh. Questa volta giuro che Vieni. Vediamo un po' che fai. Mamma mia, raga. Ma quanto so cattivo. Meno male che ho ripreso pure un po' il mitra. Ah, eccoli i cadaveri, vedi? Che... Fai, tipo sottomarino. Beh, andiamo un attimo sotto, così non mi vedono. Che è un laser? E a che serve quel laser? Cioè, o mi stanno cercando? Ma no, davvero, che roba è? Questo dovrebbe essere un accampamento nemico, molto probabilmente. Ok. Eh sì, è un accampamento nemico. Spettacolo. Allora, 1, 2, 3. Caldo. 4. E poi? Allora, una cosa che ho capito è che devo disattivare innanzitutto l'allarme. Merda. Perché non mi va di fare una strage. Appunto, no? Oddio. A me non mi vate fare una strage, no! Oddio! Oh, mamma mia, raga! Non gli ho dato neanche il tempo di A! Ma neanche B! Non gli ho detto non farmi A! Vabbè, sono troppo power. Proprio veramente troppo potente. Oddio! Ah, sono arrivati i nostri? Con calma, eh! Teste di cacchio! Allora, qui che c'è? Hello? Memory card. Vediamo qua, va. Interagiamo. Mitra. Fucili d'assalto. Io voglio... questa? No. Precisione, cadenza di fuoco e movimento. Voglio questo qua. Lo voglio comprare, sì. Per forza sopra. Sotto mo fa fa. Fatto? No, non è questo. Ah! Mi sono drogato.
Ok. Sì, comunque l'ho comprato. Mio Dio, è tipo bellissimo. È tipo una cosa bellissima. Intanto ci facciamo il viaggio veloce. Ce ne andiamo qui, dove sono praticamente morto prima. Quindi sì. Ok. Non so quanto tempo è che registro, sono sincero con voi. Quindi andiamo avanti ancora per un pochino. E poi stop, riprendiamo. Perché non si può proprio. Mi dovrei comprare un timer. Qualcosa del genere. Comunque che spettacolo, Starmao. Che poi tra l'altro sta puntata è stata stupenda. Cioè abbiamo visto veramente di tutti i colori, ne abbiamo visti. Però me la voglio fare a piedi. Me la voglio fare a piedi, ragazzi. Me la voglio fare a piedi. E ce ne dobbiamo andare esattamente qui. Destinazione. E sono un chilometro e rotti. Ma ci sta, ci sta. Adesso facciamoci qualche pezzetto insieme. E poi riprenderemo la prossima puntata. Che sto gioco è meraviglioso. Merda, quelli sono nemici. Merda. Allora, innanzitutto c'ho granate? Sì. Quindi selezioniamole. Se già non le avevamo selezionate. Sto ponte qua per me ci porta male. Ci porta tipo malissimo. No, sembrerebbe di no. Io dovrei andare anche alla torre, per dire la verità. Dovrei andare... Dov'è la torre? Questa. Dovrei andare a questa. No, andiamo a questa prima. Eccola qua. Ragazzi, prima di andare là ci sarà da fa. Dobbiamo andare a quella torre. Dobbiamo sconfiggere l'altro accampamento. Quindi io mi imbosco un attimo qua. Anzi, arriviamo laggiù. Così mi imbosco. E continuiamo la prossima. Ok, ragazzi, per questa puntata può finire qui. Pollice in su, commentate. Al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio Gamer 89. Ciao. Sono Ciccio Gamer. Se il video ti è piaciuto, lascia il pollicione. Se no sei un cornuto. E se non lo lasci, stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro. Oh yeah.